artisticamente mi dedico alla musica e mi dedico a un certo tipo di musica da sempre, che poi lo faccia attivamente sui palcoscenici come compositore, come artista o in radio da produttore e conduttore, così come in televisione, le cose non cambiano molto oramai. Una volta in Italia potevi fare una cosa e la dovevi fare anche bene, se facevi più cose forse non eri tanto credibile, però la scuola americana ci ha portato ad avere anche un altro tipo di visione e di mentalità. A me piace la musica e cerco di comunicarla in tutti i modi, che lo faccia io personalmente o che produca dischi o che lo faccia in radio e in televisione, poco cambia. La cosa è che bisogna farlo sempre in maniera sincera, con l'entusiasmo di chi crede nella musica e nei suoi valori. Sono contento di essere tornato a casa, di essere tornato in Puglia, di essere qui a Taranto per questo concerto all'Auditorium Tata con i miei valorosi musicisti che ormai mi accompagnano in giro per l'Italia e per il mondo da tempo per questo progetto artistico intitolato Sounds for Children. Sounds for Children perché è un progetto che ho ideato ormai più di 4 anni fa per UNICEF Italia, organizzazione mondiale della quale sono diventato prima testimonial e in un secondo momento ambasciatore, e con il quale cerchiamo di supportare i bambini, e quindi il target tipico dell'organizzazione dell'UNICEF, quello che va da 0 a 18 anni non compiuti, cerchiamo di supportarli soprattutto nei contesti sociali più difficili e a rischio per interpretare nel modo migliore il loro futuro. Anche il nostro paese sta vivendo un momento particolarmente complesso e difficile, con un rigurgito di eventi che ci riportano a un passato che i nostri nonni hanno voluto dimenticare. Con Sounds for Children noi utilizziamo il linguaggio universale della musica per abbattere qualsiasi tipo di frontiera, che sia politica, religiosa, perché la musica va oltre. E il compito della musica non è soltanto quello di essere un ingrediente di un programma televisivo, come ci vogliono far credere. La musica non è soltanto intrattenimento, ma la musica ha con sé dei valori che sono importantissimi per le nuove generazioni. La condivisione fa parte proprio dello spirito della musica. L'autodisciplina è una cosa tipica dei musicisti. Nella musica esistono multietnicità, esiste l'integrazione, esiste il piacere della conoscenza, esiste il piacere di condividere con la diversità. Ed è questo che ha fatto evolvere la musica nel tempo. Ed è questo il messaggio che noi vogliamo lanciare con Sounds for Children, girando per l'Italia, girando per il mondo, cercando di educare le nuove generazioni a comprendere che integrazione e multietnicità non sono un problema, come ci vogliono far credere in tanti, ma probabilmente possono essere anche una qualità. Grazie a tutti.